Circa 10 milioni di italiani festeggeranno quest'anno Halloween, ricorrenza importata dall'America che si celebra la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. Le stime arrivano dal Codacons, che lancia tuttavia l'allarme contraffazione e denuncia possibili rischi per la salute. La spesa complessiva nel nostro paese appare quest'anno in leggera salita e si attesterà sui 310 milioni di euro. Ancora una volta saranno i giovani e i bambini veri protagonisti di Halloween, afferma il Codacons. Oltre 2/3 del business legato alla ricorrenza è generato proprio da persone al di sotto dei 30 anni. Secondo il Codacons, tonnellate di merce fuori legge provenienti dall'estero e con marchio CE falsificato potrebbero finire in vendita e rappresentare un potenziale pericolo per gli utenti, specie quando si tratta di prodotti alimentari o che entrano in contatto con la pelle, come maschere, costumi e cosmetici. Allarme anche per le lenti a contatto colorate, che registrano un picco delle vendite proprio nel periodo di Halloween e che, secondo il Codacons, non sono a norma e che, secondo il Codacons, se non a norma, possono produrre danni anche irreversibili alla vista.